Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, alzati gli occhi al cielo, Gesù pregò dicendo: Padre Santo, non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me, perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano come noi una cosa sola. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità, e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che anche quelli che tu mi hai dato siano con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quello che mi hai dato, poiché tu mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto. Questi sanno che tu mi hai mandato e io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. C'è una sapienza che viene dall'alto, che è diversa dalla sapienza umana. E si pone davanti ai nostri occhi solo per volontà di Dio e per mezzo dello Spirito di Dio, che vuol dire che ci sono cose che noi capiamo con la nostra intelligenza, che può essere piccola, più grande, più colta, meno colta, educata o meno, ma c'è un'altra sapienza che viene dall'alto, che non ha molto a che vedere con le cose della terra, perché è la rivelazione stessa di Dio a noi per mezzo del suo Spirito, che vuol dire che noi comprendiamo con la nostra mente, che è fatta anche del nostro, della nostra capacità intellettiva, ma è qualcosa che ci si pone davanti, ci viene messo davanti da Dio stesso. E quindi è indipendente. In un altro punto Gesù dice che le cose vengono fatte conoscere ai piccoli e invece vengono chiuse da Dio ai sapienti e agli intelligenti. Vuol dire che ci sono due ordini di sapienza, no? La sapienza umana, l'intelligenza umana, la capacità umana di possedere le cose del mondo con la visione, le prospettive, le capacità che si hanno sotto mano e che vengono ispirate dalla nostra intelligenza applicata alle esperienze, alle cose che vediamo, che studiamo, le cose che troviamo o altro. Ma quando si parla della sapienza di Dio, le cose funzionano in un altro modo. La sapienza umana può diventare un inciampo se noi facciamo di quello il punto di partenza, il punto di arrivo. Quando noi presumiamo di comprendere tutto, perché ci sentiamo capaci, o abbiamo studiato, o abbiamo molta esperienza, se noi ci fissiamo su questo, possiamo correre il rischio di non distinguere invece la sapienza che viene da Dio. È il suo Spirito che si pone davanti a noi, noi non lo vediamo, ma la nostra mente si illumina di qualcosa che non ha la provenienza nostra. Improvvisamente vediamo qualcosa, comprendiamo qualcosa che è come le varie tipi di manifestazioni. La prima, quella che più è alla portata di chi è persona spirituale che prega, è quella che si chiama illuminazione intellettuale, cioè si chiama visione intellettuale. Io non vedo nulla con gli
occhi, non ho nessuna apparizione né altro, ma improvvisamente la mia intelligenza si accende su qualche cosa che mi fa comprendere, lo guardo con gli occhi della mente, o meglio non dire con gli occhi dello spirito, e riesco piano piano a tradurre quello che capisco, quello che intendo, che appunto sono niente a volte, con parole. Ad esempio io sto cercando di dire qualcosa con molte parole, ma quello che percepisco è un punto, cerco di descrivere quel punto. Questa si chiama illuminazione intellettuale, che qualcuno può chiamare anche ispirazione, no? Colpo di genio, capire improvvisamente quello che per anni magari non si è compreso, o capire la cosa giusta nel momento giusto, così per un'intuizione, un riflesso che noi non ci diamo, ma che viene davanti a noi. Ci sono le ispirazioni dove lo Spirito Santo parla e può assumere anche un carattere quasi di locuzione, no? Sentire una voce che dice detta delle cose, così gli evangelisti, no? Così probabilmente tra intuizione e ispirazione anche il dottore della Chiesa, di cui celebriamo oggi, San Bernardo, che fu grande cantore non solo dei suoi sermoni, anche della Bibbia, ma soprattutto delle glorie di Maria. Poi ci sono anche altri tipi di rivelazioni che sono proprio visioni, che possono essere cose che si pongono davanti a noi, e santi, angeli che dicono delle cose, delle rivelazioni che noi ascoltiamo, comprendiamo, poi cerchiamo di comunicare. Ma tutte queste cose hanno la caratteristica di essere non nostre, fuori di noi. Quando noi siamo onesti, specialmente di fronte a quelle che sono le intuizioni o le illuminazioni intellettuali sulla verità di fede o di Dio, delle cose, noi, se siamo onesti, dobbiamo riconoscere e riconosciamo che non sono cose che provengono dalla produzione nostra. Ce le troviamo come davanti. Le vedo io, le comprendo io, ma non le produco io. È come quando io camminando incontro una persona che mi si presenta davanti e non sono io che l'ho resa presente con il mio pensiero o lo sforzo, no, della mia immaginazione. E appare per me una sorpresa. Poi può essere una persona conosciuta o non conosciuta, posso descriverlo, vederlo, ma non l'ho prodotto io, non l'ho chiamato io, non gli ho dato un appuntamento, non l'ho raggiunto a casa, mi si è presentato davanti. L'illuminazione di Dio ha questa caratteristica e, ripeto, l'onestà sta nel fatto di riconoscere che non era la mia. L'altro tipo di onestà è che se le cose sono di Dio e vengono capite da me, e io non le ho prodotte, non posso vantarmi di aver capito qualcosa. E se qualcun altro comprende la stessa cosa o altre cose che sono di Dio, non posso essere invidioso, geloso di quella persona che comprende di più o comprende altro o comprende le stesse cose, perché tutto appartiene a Dio. Quando io invece dico questo l'ho capito io, noi in realtà siamo un'appropriazione indebita di un tesoro che è di Dio, come se noi fossimo capaci di produrre qualcosa, ma quello che noi produciamo è in realtà molto poco e anche molto limitato. Se le cose sono vere, sono perenni, sono spirituali, è perché provengono dal mondo dello spirito. Quindi non posso vantarmi delle cose di Dio, ma posso gloriarmi del fatto che Dio mi ha concesso di capire, a mettermi in ginocchio, non che cominciamo meno. C'è una responsabilità sulle cose che noi comprendiamo, c'è una responsabilità nella comunicazione agli altri e nella partecipazione. Ora, questa parola del Vangelo dice proprio questo concetto qui, o meglio, ne dice molto di più e molto meno perché è parola di Dio, ma dice: Padre, io prego per costoro, parlo degli apostoli, e per quelli che crederanno nella loro parola come data da me e che viene da te,
perché siano uno solo con me e te siamo una sola cosa. Perché il mondo creda che noi siamo una sola cosa. Vedete com'è differente il pensiero di Cristo e il pensiero di Dio? Cioè, io e il Padre e lo Spirito Santo siamo una sola cosa. E chi crede alla parola, gli apostoli, e chi crede alla parola degli apostoli, noi, entrano a far parte di quella stessa unità della Trinità. Non c'è niente più di mio, ma tutto diventa mio, dicono i mistici, perché quello che è di Dio mi appartiene, ma non come prodotto da me, perché lui me l'ha dato. E io dunque vengo a usufruire di un tesoro che non posso dire è mio, ma non è di mia provenienza. Ma ne sono, come dire, fatto oggetto di partecipazione per questa intrinseca unità, questa unione fortissima, nella quale io sono stato gratuitamente immesso da Gesù Cristo. L'unione dunque di fede fra noi e Cristo ci fa entrare in questa unione forte di sapienza, di intelligenza, di amore, di come muoversi nelle cose. Sapienza vuol dire questo, come muoversi nel modo migliore secondo lo Spirito e secondo la volontà di Dio concretamente sulla terra. Tutto questo, questa mozione di spirito, questo comprendere, questo agire, questo saper fare, questo muoversi camminando nella santità, è perché siamo sempre più uno con Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Mentre invece noi, vedete, facciamo una differenza. Io, tu no. Lui è così, io no. O perché siamo invidiosi o perché giudichiamo. Noi facciamo le differenze, noi facciamo le divisioni, noi facciamo le esclusioni, noi vogliamo più bene uno piuttosto che un altro, quello lo odiamo e lo dividiamo da noi, quell'altro non lo ama, di quello invece vorrebbe essere al suo posto si chiama gelosia o invidia, perché ragioniamo da separati, dove ognuno di noi vuole essere centro a se stesso senza riconoscere lo stesso spirito che corre o può correre attraverso gli uomini. La barriera della divisione sono io, voi, tutti quanti, seguendo la divisione che viene dal demonio. Come sappiamo, la traduzione diavolo, di diavolo, proprio greca, è il divisore, colui che pone divisione fra noi e Dio e fra noi e noi. L'unità invece, secondo lo Spirito, è quella di Dio, per cui l'unità fra noi, l'amore, il volere il bene dell'altro e non volere diventare padroni di questo o di quell'altro, testimonia la realtà del regno di Dio qui sulla terra, testimonia che Cristo è stato mandato dal Padre, testimonia che anche noi siamo immessi nella stessa unione per mezzo di questi sacramenti, questa unione che Gesù fa con noi e Lui, e uniti con lui, allora siamo uniti al Padre e allo Spirito Santo. È molto facile dunque vedere come il mondo si è diviso e non segue lo Spirito Santo, come il mondo non segue lo Spirito Santo nella sapienza del bene, perché l'uomo odia l'altro uomo e provoca il male verso gli altri. Noi dobbiamo essere invece testimoni dello Spirito Santo, lasciando Dio in pienezza in noi lo Spirito di noi, che è lo Spirito che Gesù Cristo sta.